Dal 19 al 21 agosto 2022 si terrà a Maratea, nel centro storico, la quarta ed ultima tappa della seconda edizione di Bacco Fest Basilicata Wine Tour. L'evento è organizzato da MEF SRL. Le immagini che vedete sono state girate al Giardino delle Arti, dove l'organizzatore dell'evento, Renato Braia, insieme al sindaco di Maratea, avvocato Daniele Stoppelli, alla presenza del vice sindaco, ragionier Alessandro Collutis, e dell'assessore al turismo, la dottoressa Valentina Trotta, unitamente a tanti amici convenuti, hanno presentato le tre giornate marateote e naturalmente hanno brindato con una bottiglia di vino rigorosamente lucano. Noi abbiamo chiesto al signor Braia di parlarci del Bacco Fest. Bacco Fest è una manifestazione itinerante che promuove tutte, buona parte delle cantine di Basilicata. 19, 20 e 21 nel centro storico, a partire dalle ore 19, chiudiamo la quarta tappa del Basilicata Wine Tour. Il Bacco Fest promuove i vini, non solo, promuove anche l'enogastronomia di Basilicata. Infatti abbiamo delle degustazioni che potranno assaggiare i nostri visitatori, i nostri clienti. Pertanto contiamo a Maratea di fare un ottimo risultato. Siamo stati questi giorni, abbiamo visto tantissima gente, tantissimi turisti, i nostri banchi sono già pronti per poter far degustare a loro i nostri pregiati vini. Questo festival parte dalla città di Matera, vero? Sì, nasce nella città di Matera, poi diventa itinerante e diventa, diciamo, estivo. Infatti dall'anno scorso abbiamo iniziato a girare le principali piazze di Basilicata, quest'anno Matera, Policoro e Maratea, che sono i tre punti, insomma, più turistici della nostra bellissima regione, e pertanto, insomma, siamo felicissimi di iniziare domani il nostro lavoro e di far conoscere a questo territorio i nostri pregiati vini, che già li conoscono, ma insomma c'è sempre bisogno di promozione. Assolutamente. Come si svolgeranno questi tre giorni? Ecco, le persone arriveranno e che cosa potranno fare? C'è praticamente un ticket di acquisto, chi vorrà, chiaramente non è obbligatorio acquistare il ticket, si potrà passeggiare anche davanti ai nostri espositori. Chi vorrà fare le degustazioni acquista un ticket di 15 euro che dà diritto, appunto, come dicevo prima, a quattro degustazioni di vini, un calice in vetro e una sacca portacalice, e appunto queste due degustazioni enogastronomiche che facciamo, diciamo, mettiamo insieme alle degustazioni di vino. Il vino in Basilicata è una ricchezza. Ecco, e allora come sta andando questa stagione vinicola, ecco, nella nostra regione? Quest'anno abbiamo girato appunto i centri storici di questi tre comuni in Basilicata, abbiamo raccolto molto successo. Qualche sindaco si è complimentato con la nostra organizzazione proprio per aver alzato il livello di qualità dell'esposizione dei prodotti, quindi siamo felicissimi e invitiamo tutti, insomma, non solo gli abitanti di Maratea ma tutti i comuni qui vicini a degustare i nostri vini e venirci a trovare da domani sera alle ore 19 nel centro storico della bellissima Maratea.